È durato circa 3 ore e mezzo l'interrogatorio in cui è stato sentito il capogruppo di Forza Italia in Regione Abruzzo, Mauro Febbo. L'ex assessore regionale è stato ascoltato questa mattina in procura a Pescara riguardo il filone del project financing e oltre a quello che riguarda l'imprenditore del mondo farmaceutico Vincenzo Marinelli, spiegando soprattutto agli inquirenti la provenienza di quel mezzo milione di euro, di cui la metà in contanti, che la finanza ha trovato in una cassetta di sicurezza intestata alla figlia del politico. All'uscita dal tribunale, Mauro Febbo, tramite il suo legale Massimo Cirulli, si dice estraneo ai fatti. Vabbè, contenuto la cassetta di sicurezza, abbiamo documentato che si tratta del provento dell'attività professionale di Mauro Febbo accumulato in un quarantennio. Poi abbiamo fornito giustificazioni in ordine alla documentata opposizione di Mauro Febbo, dapprima quale presidente della commissione di vigilanza, quindi quale assessore regionale alla costruzione del polo oncologico di Abbiamo Chieti. il project financing. Sì, di questo si tratta, sì, che seguiva quello presentato dalla Maltauro che aveva ad oggetto la ricostruzione dell'intero complesso ospedaliero. Quindi ci sono atti amministrativi, c'è una contrarietà manifestata all'operazione, ritenuta non conveniente per la finanza pubblica. Non ha avuto rapporti con il signor Marinelli, se non qualche occasionale incontro. Ha ricevuto, questo non l'ha negato, un paio di cesti natalizi, peraltro non scartati, ma Da parte di chi? certamente Marinelli. da parte del signor Marinelli, che peraltro descrive come una persona di compagnia, insomma, una persona che lo intratteneva soprattutto sulle vicende calcistiche, non solo locali, ma certamente non ci sono state dazioni corruttive o erogazioni di utilità diverse. Certamente. Noi ci aspettiamo una richiesta di archiviazione, però non ce l'aspettiamo domani mattina, perché non sono così ingenuo. Certamente saranno necessari dei riscontri da parte dell'autorità investigativa. Abbiamo apprezzato la grande disponibilità da parte del pubblico ministero nell'accogliere la nostra istanza. Noi siamo fiduciosi, però non credo che le indagini si concludano domani mattina, neppure nei confronti di Mauro Febbo.